Siamo a metà aprile inoltrato e finalmente si incomincia a parlare un pochettino di più del futuro Need for Speed. Ora, personalmente non ricordo con quale cadenza uscisse, venisse pubblicato, ma dobbiamo ricordare che nel 2021 c'è stato un ritardo perché il team di sviluppo ha dovuto aiutare quelli di DICE per Battlefield 2042. Direi forse con scarsi risultati, ma vabbè. Poi forse in mezzo c'è stata anche un po' la faccenda del Covid che, come sapete, ha rallentato un pochettino lo sviluppo un po' di tutti i progetti. Detto ciò, finalmente dovrebbe approdare Need for Speed entro quest'anno. Allora, a gennaio c'era un certo giornalista Anderson che aveva dato qualche informazione così molto generica, dicendo che il titolo sarebbe uscito a settembre-ottobre. Però non ricordo che abbia dato nessun'altra informazione importante. Attualmente invece il giornalista Jeff ci ha dato un qualche informazione in più, ma sempre rimanendo molto sul vago, ovviamente. Prima di tutto ci fa notare che il prossimo Need for Speed sarà poderoso per quel che riguarda la grafica. Ci sarà una grafica quindi pazzesca, così dettagliata da essere definita fotorealistica. Per chi non è giovanissimo, beh, posso dirti che nel 2000 e qualcosa, quando uscì Max Payne, beh, a quei tempi si diceva che era una grafica fotorealistica, quindi anche questo aspetto non è un aspetto oggettivo, bensì molto molto soggettivo, che si adatta soprattutto in base all'epoca in cui viene usato. Comunque dovrebbe essere una grafica decisamente molto molto importante. Un altro elemento che è emerso fuori dalle sue dichiarazioni è che il titolo avrà dei contenuti anime. Il che non mi ha neanche meravigliato più di tanto, perché se ci pensate, nel 2002-2003, non ricordo quando era uscito Underground 1, c'era questa grafica che, per carità, non era fotorealistica, era molto spinta nei colori, con riflessi assurdi e via dicendo, però una grafica molto avanzata per il tempo, che veniva alternata a video di personaggi con una grafica, non dico fumettosa, però un pochettino più astratta, in cel shading, qualcosa del genere che ricordava un pochettino i disegni. Quindi quando ho letto elementi anime non mi sono neanche spaventato più di tanto, salvo poi leggere la sua affermazione successiva. Tipo, sai quando guardi la pubblicità di un'auto o qualcosa del genere e la macchina va in giro, ma poi spuntano fuori fiamme e roba simile da cartone animato? Ecco, quello è il tipo di estetica che sembra che stiano adottando, al che mi sono anche un attimo preoccupato, ma che cagata può essere? Quindi adesso invece dello scoppiettino dallo scarico un pochettino realistico avremo, non so, una fiamma disegnata in stile cartoon, presumo, non lo so, sembra così. E quindi questo aspetto un pochettino mi ha lasciato perplesso, onestamente non so che connubio possa essere. Ci sono titoli che hanno basato la propria grafica su questo aspetto un po' così disegnato, come, non so, un Borderlands, però non vai a mischiare le due cose, un fotorealismo e aspetti fumettosi. Comunque, vedremo, non si può giudicare oggi perché non abbiamo nessun elemento per farlo se non questa dichiarazione. Pare che l'ambientazione sia in una città, Chicago, denominata Lakeshore City, e da quello che dice, l'atmosfera del gioco è in vecchio stile. L'ambientazione cittadina quindi ricalcherà decisamente i capitoli passati. E quindi io direi, insomma, niente di nuovo, diciamola così, non hanno aggiunto nulla di nuovo, loro dicono che avremo un'atmosfera in vecchio stile. E vabbè, ci potrebbe anche stare, per carità. E afferma che potremo modificare ogni singola parte dell'auto, quindi io mi aspetto da questa dichiarazione anche di poter modificare il battitacco della macchina o il sedile, ad esempio. E perché no, anche il volante. Diciamo, queste sono le novità che sono emerse, quindi nulla di stravolgente. Mi sarebbe piaciuto sapere, per esempio, quante macchine, se è sulla solita cifra di meno, di più, tipologie di gare, ma questi aspetti ancora non li possiamo sapere. Quello che sappiamo è che il titolo verrà rilasciato, per fortuna, solamente per le nuove console, quindi noi che giochiamo da PC non avremo quindi una grafica un po' castrata, appunto, da sistemi ormai obsoleti. Questo è quello che si sa attualmente ad aprile 2022, non c'è molto di più, sono ancora tutte comunque chiacchiere da bar che forse potrebbero trovare anche un riscontro nel titolo che verrà o forse no.
Allora sì, sto guardando il mio video perché appunto non mi ricordavo più quando fosse uscito e effettivamente io il primo video l'ho pubblicato il 9 novembre del 2019. Siamo nel 2022, quindi 2020-21, siamo al terzo anno. Diciamo che per una serie che ha sempre avuto una buona frequenza, diciamo, ha ritardato un pochettino con questo capitolo, ma io direi anche giusto così. Credo che ormai i giochi escono, anzi, i giochi che escono con una troppa frequenza perdono un qualcosa, è meglio che gli sviluppatori e i programmatori si prendano il tempo necessario anche per poter introdurre magari una novità. Che cosa mi aspetto dal nuovo Need for Speed? Beh, sicuramente che mantenga quello che è non plus ultra del titolo, sia la possibilità di fare tante modifiche alla macchina, che è l'aspetto che mi piace davvero tantissimo, che ha, credo, caratterizzato fin da sempre questa serie, dai tempi di Need for Speed Underground 1, che fu davvero una grande novità, la quantità di modifiche che potevamo fare. Ma mi piacerebbe anche poter scegliere una modalità di guida un pochettino meno arcade. È vero che nasce come gioco arcade, che dovrebbe rimanere così perché è il suo carattere, ma mi piacerebbe, visto che ci hanno dato nell'ultimo capitolo la possibilità di usare il volante, avere anche la possibilità di qualche feedback in più e poter quindi avere una guida un pochettino meno arcade. Il capitolo precedente, giocato in single player, quindi giocandomi la storia, mi ha appassionato anche abbastanza, nonostante la storia fosse abbastanza scontata, quindi nulla di che, nulla di profondo, ciò nonostante comunque mi ha saputo coinvolgere, mi è piaciuta e mi è dispiaciuto tantissimo che sia finita veramente in frettissima. Ci sono rimasto male. Mi aspettavo quindi una storia molto più lunga e spero che col nuovo capitolo facciano un qualcosa di un pochettino più longevo. Anzi, più che longevo, più corposo. Ma parlando di longevità, forse il difetto del titolo precedente era che una volta arrivato al livello 50 non avevi più alcun stimolo per continuare a giocare. È vero che non ci si arriva subito al livello 50, ci si sta un po', ma con un po' di furbizie, giocando in maniera decisa, non è neanche poi così difficile arrivarci in poche settimane. Quindi speriamo che gli sviluppatori in tutto questo lungo tempo abbiano fatto delle scelte sensate, abbiano magari posto rimedio a questi aspetti e non ci diano un prodotto che tutto sommato riprende quello precedente, ma che possano introdurre una qualche novità. Almeno questo è quello che auspico io. Fatemi sapere nei commenti invece voi che cosa ne pensate, che cosa vorreste vedere nel nuovo Need for Speed.